sai che secondo me noi possiamo anche scendere a un certo punto. C'è il sole, non ho messo la crema solare. Allora non scenderemo, io spero che la piazza ci veda bene anche lì in fondo, è veramente pieno, pieno, pieno di gente. Fatemi sentire lì in fondo! Madò, quanto siete belli, magari vi vedessi, sono ciecata. Va bene, allora vi vogliamo introdurre il prossimo ospite, la prossima ospite. È una senatrice della Repubblica del Movimento 5 Stelle, è stata fin dall'inizio sostenitrice del DDL Zan e stare su questo palco a dare anche in questo caso il suo supporto al DDL. Alessandra Maiorino! Che bello essere di nuovo qui, che bella che è questa piazza! Questa piazza così coraggiosa, colorata, festosa, aperta, fiduciosa nel futuro, questa è l'Italia che vogliamo. Ma che fatica, signore mie e signori miei. Lì dentro posso togliere la mascherina. Lì dentro è una faticaccia, signori. Lì dentro, purtroppo Luca l'ha appena detto, sui diritti non ci aspettiamo divisioni e non ce le aspettavamo al punto, voi lo sapete, che io il mio disegno di legge l'avevo depositato già sotto il governo giallo-verde, perché quando si tratta di contrastare l'odio, di contrastare la discriminazione, non ci si può dividere. Quando si tratta di diritti c'è una sola parte da cui stare, quella dei diritti. E invece ci è toccato vedere il più bieco ostruzionismo. Ci è toccato quindi, e lo stiamo facendo, rispondiamo colpo su colpo. Allora innanzitutto abbiamo spazzato via ogni equivoco. In Commissione Giustizia al Senato si parla del DDL Zan, già approvato alla Camera a larghissima maggioranza. E per questo io voglio ringraziare le colleghe Cirinnà, Unterberger, Evangelista, che insieme a me hanno deciso di disgiungere i loro disegni di legge per sgombrare il campo da ogni equivoco. Allora ci confrontiamo, sì, come vuole la democrazia, ci confrontiamo, ma non ci facciamo prendere in giro. E come sapete, come Movimento 5 Stelle abbiamo già raccolto le firme necessarie per attivare eventualmente l'articolo 77. Qualora vedessimo che questo ostruzionismo non finisca, allora la legge vada direttamente ad essere discussa in aula. Siamo pronti per questo. Quando hanno annunciato che anche loro avevano un disegno di legge al riguardo, io con alcuni colleghi ho detto: scommetto che sarà così e cos'ha. Avrei vinto un mare di soldi se avessi fatto davvero quelle scommesse. Il disegno di legge che hanno annunciato e presentato è un abominio giuridico, innanzitutto perché va in conflitto con una norma già esistente, una norma superiore di contrasto all'odio. Nel disegno di legge che hanno presentato, il contrasto all'odio non esiste più, è tutto svilito ad un'aggravante generica. Hanno sostanzialmente abbassato le pene per il razzismo, hanno abbassato le tutele per gruppi religiosi come i cristiani, gli ebrei e tutti gli altri gruppi religiosi. Hanno schiaffeggiato la comunità LGBT, non riconoscendo una specificità di odio a carico della comunità LGBT e naturalmente hanno cancellato le persone transgender. Ecco, quando si cancellano le persone è un brutto momento, è veramente un bruttissimo segno. Le persone, l'esistenza delle persone non è mai una minaccia per nessuno e se viene inteso come una minaccia quello è un pericolo, è veramente un momento pericoloso. Ma noi, noi non ci fermeremo. Si è detto, è triste che questa battaglia debba essere divisiva, ma allora se lo è, noi siamo prontissimi a lottare, a rispondere colpo su colpo. Noi non ci fermeremo, noi ve la daremo questa legge, noi la daremo questa legge all'Italia perché è ora, il tempo è scaduto.